Andiamo in fila? Cominciamo X quadro meno 4X più 3 minore o uguale di 0. Mi dite voi quali sono le radici di questo polinomio? Quando? 1 e 3? Sono queste? Tutti d'accordo? Allora non ne ricaviamo. Allora c'è il minore uguale di 0, quindi quali sono le soluzioni? Sono quelle comprese interne. Quindi che cos'è? È x compreso tra 1 e 3, che scritto in un altro modo è l'intervallo 1-3. Poi, la seconda che cos'è? È x quadro meno 4x più 3 maggiore di 0. Allora, in questo caso, le radici sono sempre quelle di prima, no? È la stessa il polinomio di secondo grado. Maggiore di 0, quindi, quando? Per valori esterni. Cioè, x minore di 1, perché è il minore stretto? Perché qui c'è il maggiore stretto. Oppure x maggiore di 3, che scritto in un altro modo cosa diventa? Meno infinito 1 aperto unito 3 più infinito. Allora, poi le altre più o meno, le prime quattro hanno lo stesso polinomio, quindi sostanzialmente è la stessa cosa. C'è qualcuno che sulle prime quattro ha avuto dei problemi? Le altre due, ne abbiamo fatto due, le altre si fanno allo stesso modo. E poi, vediamo un po', cominciano i guai, quelle con il meno, Allora, meno x quadro più 2x più 3 maggiore o uguale di 0. Allora, che cosa dobbiamo fare come prima cosa? Cambiare il segno a tutto, Questa diventa x quadro meno 2x meno 3 come minore o uguale di 0. Allora, l'avete fatto questo? Quali sono? Ci sono delle radici reali? Sì. Chi sono? Meno 1 e 3. Quindi 3. Tutti d'accordo? Allora, a questo punto, noi cosa dobbiamo considerare come disequazione? Dobbiamo considerare questa qui, perché noi abbiamo cambiato i segni e è diventata questa la nostra disequazione. E allora qual è la risposta? È compresa tra le due, quindi è x compresa tra meno 1 e 3. Meno 1 e 3 ci sono? Sì, perché c'è il minore uguale. Quindi così. Che vuol dire anche, scritto in un altro modo, questo. Vediamo un po' l'altra. Meno x quadro più 2x più 3 maggiore di 0. Il polinomio è quello di prima. Quindi cosa dobbiamo fare? Cambiare i segni. Minore di 0. X quadro meno 2x meno 3 minore di 0. Cosa dice? Che deve essere quando? Per
valori compresi. Ci sono meno 1 e 3? No. Una volta che voi avete cambiato il segno a tutto, potete anche dimenticarvi la prima disequazione, che avevate all'inizio. Quella che conta è quella che avete ottenuto dopo. Le soluzioni che ovviamente sono le soluzioni della prima. Ecco, anche di queste ce n'erano 4. Qualche problema sulle altre due? È più o meno la stessa cosa. D'accordo? E allora passiamo all'altra colonna, cioè x quadro più 4x più 4 maggiore o uguale di 0. L'avete fatta questa? In questo caso ci sono delle radici? Sì o no? Ci siete arrivati? Una, c'è una radice che vale meno 2. L'avete fatto tutti? Sì? Nessuno che protesta? Allora c'è solo x quadro più 4x più 4 uguale a 0 solo per x uguale a meno 2. Che vuole anche dire che questo che cos'è? È x meno 2 al quadrato. E più 2, scusate, è più 2, è x più 2 al quadrato e quindi la radice è meno 2. La radice viene a tutti meno 2, c'è qualche problema? Allora, se è così, quando è, c'è una sola radice reale, x, quindi cosa vuol dire? Che il nostro polinomio si annulla per x uguale a meno 2 e fuori da, per x diverso da meno 2 è positivo. Ma allora quando è che x quadro più 4x più 4 è maggiore o uguale di 0? Sempre. È maggiore di 0 per x diverso da meno 2 e uguale a 0 per x uguale a meno 2. E allora la soluzione come si indica? Con R oppure con meno infinito, più infinito. Vediamo la seconda, x quadro più 4x più 4 maggiore di 0. In questo caso, allora, il polinomio è quello di prima, c'è una radice reale, quando è che è maggiore di 0? Quando x è diverso da meno 2. Quindi la soluzione è meno infinito meno 2 aperto unito meno 2 più infinito aperto. Sì. Beh, adesso queste però le facciamo tutte e quattro, vediamo un po', perché le altre due... x quadro più 4x più 4 minore di 0. Ecco, adesso questa, abbiamo detto che c'è una sola radice reale, quindi quando è che questa è minore di 0? Mai. Quindi l'insieme che cos'è? L'insieme vuoto. Quella dopo, che cos'ha? Ha il minore uguale di 0. Allora, minore uguale di 0, cosa vuol dire?
vuol dire che può essere o minore strettamente di 0 oppure uguale a 0. Allora, può essere minore di 0 oppure uguale a 0. Minore di 0 non succede. Uguale a 0 quando? Quando x è uguale a meno 2. E allora la soluzione è, quindi la soluzione è x uguale a meno 2. Ecco, come si può indicare? O così, oppure così, con le due meno 2. Il meno 2 tra parentesi graffe. Potete trovare uno o l'altra indifferentemente. E adesso passiamo dunque, ne saltiamo una, passiamo a quella dopo, che è x quadro meno 4x più 5 maggiore o uguale di 0. Sì, ho saltato quelle con meno x quadro più 6x meno 9 maggiore o uguale, le 4 di quel tipo, anche perché tutte non riusciamo a farle. Quindi x quadro meno 4x più 5. Allora, in questo caso vediamo di calcolarci il delta. Il delta che cos'è? È b quadro, quindi 16, meno 4ac, quindi meno 20, che è minore di 0. Allora, il delta minore di 0 cosa vuol dire? Vuol dire che x quadro meno 4x più 5 è sempre maggiore di 0. Ma se è sempre maggiore di 0, allora, quando è che è maggiore o uguale di 0? Sempre, Perché maggiore o uguale di 0 cosa vuol dire? Che mi va bene se è maggiore di 0 oppure se è maggiore o uguale di 0. Ma allora x quadro meno 4x più 5 è maggiore o uguale di 0 sempre. È come dire che 3 è sempre maggiore di 0, maggiore o uguale di 0, e vabbè, è più grande. E quindi la soluzione che cos'è? È tutto R. O anche meno infinito più infinito. Ecco, e x quadro meno 4x più 5 minore o uguale di 0? Mai. Perché mai? Perché visto che il delta è minore di 0, vuol dire che è sempre maggiore di 0. Ma se è sempre maggiore di 0, non può mai essere minore o uguale di 0. Quindi è insieme vuoto. Mai, perché è sempre maggiore di 0. Ecco, un'ultima cosa, poi ci fermiamo e facciamo una pausa di un quarto d'ora e poi ripartiamo facendo i prodotti. Ecco, state attenti, adesso qui non c'era, però se andate in fondo ce n'è qualcuna di questo tipo. Che ne so, se avete x quadro maggiore o uguale di 4. Allora, c'è una tentazione che vi viene, che è questa. Allora, è di scrivere x maggiore o uguale di più o meno 2. Perché le radici sono più 2 meno 2 e quindi tanti scrivono questa cosa. Allora, questa cosa no, assolutamente. La soluzione chi è? È x minore o uguale di meno 2 unito x
maggiore o uguale di 2, cioè meno infinito meno 2 unito 2 più infinito. Mi raccomando, è una grossa tentazione scrivere questa, ma questa è sbagliata, non ha nessun senso, non ha nessun significato. Se quando scrivete le soluzioni dell'equazione uno ve la può anche passare, in generale no, ok? Allora, ricominciamo. Di cosa si parla adesso? Di una cosa un po' più complicata, che sono le disequazioni in cui ci sono i prodotti. Allora, e qui non ve le scrivo in generale, vi faccio vedere come funziona soltanto sugli esempi, perché sugli esempi si capisce come vanno le cose. Forza, coraggio, dai. Allora, che cos'è un prodotto? Che ne so? X più 3, x meno 1, x più 10, maggiore di 0. Allora, come si fa? In astratto cosa succede, no? In astratto, poi vediamo come si fa in realtà. Allora, cosa succede? Quando è che un prodotto di tre termini è positivo? Quando sono tutti e tre positivi, oppure quando ce ne sono due negativi. E allora il prodotto è positivo. Come si fa in concreto a risolverla? Con i più e i meno, col sistema dei più e meno che probabilmente conoscete già. Allora, cosa si prendono? Si prendono tutti i fattori che ci sono e si studia quando sono maggiori di zero. Allora, x più 3 maggiore di 0 quando x è maggiore di meno 3, x meno 1 maggiore di 0 quando x è maggiore di 1, x più 10 maggiore di 0 quando x è maggiore di meno 10. Allora, adesso che abbiamo risolto le nostre equazioni, le nostre disequazioni, cosa facciamo? Ci mettiamo su una retta. Allora, la prima cosa vuol dire?
che è maggiore di 0 quando x è maggiore di meno 3. Quindi qui ci mettiamo meno 3. Poi, ecco, un consiglio, il punto in cui si annullerebbe, se c'è un punto in cui è 0, io lo segnerei con un pontino di un altro colore, perché poi può servire. Poi dov'è positiva? È positiva dopo meno 3. E prima di meno 3 che, com'è? Ci siamo? Questa è la prima in alto. La seconda, x maggiore di 1. Quindi 1 dov'è? Sarà qui. Anche qui cosa facciamo? Indichiamo con un altro colore, con un puntino magari, il punto in cui si annullerebbe. Poi dov'è? È maggiore di 0 dove? Per x maggiore di 1, quindi qui ci sono i più. E qui ci sono tutti segni meno. E abbiamo risolto la seconda. La terza cos'è? È x maggiore di meno 10. Quindi meno 10 dove sarà? Qua. Puntino rosso indica dove sarebbe 0. Poi di qua. Sono tutti più, dall'altra parte sono tutti meno. A noi adesso interessa qualche cosa, quando il prodotto è positivo. Allora cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo andare a fare il prodotto dei segni. Allora, qui fino a meno 1 cosa ci sono? Ci sono tre segni più, quindi qui è più. In 1 cosa fa? Vale 0 e io ci metto il puntino. Poi tra, in questa fascia qui ci sono due più e un meno, quindi qui è meno, qua cos'è? 0. In questa fascia qua ci sono due segni meno e un segno più. E quindi salta fuori un segno più. Qui che cosa c'è? C'è 0. E poi qua ci sono tre segni meno. Quindi il prodotto di tre segni meno quanto fa? Meno. Ma allora, quando è che la nostra disequazione è maggiore di 0? Nelle zone in cui noi alla fine abbiamo ottenuto un segno più. Quindi la soluzione, che cos'è? È x in questo intervallo oppure x maggiore di 1. Ci sono i segni stretti, non ci sono i punti in cui si annulla, perché? Perché nella disuguaglianza iniziale, che è questa qui, c'era un maggiore stretto di 0. Quindi la soluzione è scritta anche in un altro modo, che è meno 10 meno 3 unito 1 più infinito. D'accordo? Se invece avessi avuto 4 termini invece di 3, cosa cambiava? Se avessi avuto 4 fattori a moltiplicare, la stessa cosa, solo che qui ci sarebbe stato un pezzo in più. Ne avessi avuto 10, anche, diventava una bella tabella enorme, però alla fine funzionava allo stesso modo. Allora, adesso vediamone un altro, così vediamo.
x al quadrato più 1 per x meno 1 al quadrato per x più 3 minore di 0, stretto. Allora, x quadro, ecco, cosa lo facciamo? Ci conviene, anche se qui c'è il minore di 0, studiare quello sempre con i segni maggiore di 0, perché è più comodo. Poi mettiamo insieme tutti i segni, se no cominciamo a fare confusione in giro. Allora, questo maggiore di 0, x quadro più 1, quando è che è maggiore di 0? Sempre. E uguale a 0? Mai. È sempre strettamente maggiore di 0. X meno 1 al quadrato, maggiore di 0, è un quadrato, si può scrivere anche in un altro modo, ma è sempre maggiore, ecco, si annulla quando x è uguale a 1, quindi è maggiore di 0 se x è diverso da 1 e uguale a 0 se x è uguale a 1. X più 3 minore di 0 quando x è minore di meno 3 e uguale a 0 se x uguale a meno 3. Adesso lo metto tra parentesi. D'accordo? Scusate, devo fare maggiore di 0, quindi maggiore di 0 x maggiore di meno 3. Sono invertiti i segni. Quindi queste sono sono i tre fattori che abbiamo studiato. Allora adesso dobbiamo andarli a mettere tutti insieme. Il primo, x quadro più 1 è sempre maggiore di 0. Cosa vuol dire? Che dobbiamo mettere tutti più. X meno 1 al quadrato maggiore di 0, cosa vuol dire? Che se qui c'è 1, qui dobbiamo mettere 0, poi vi spiego perché lo sto mettendo, qua tutti più e qua anche. D'accordo? L'altra x meno 3 maggiore di 0, cosa vuol dire? Che x più 3, che qui c'è il nostro meno 3, qui ci sono tutti i segni più, qui è 0 e qui ci sono i segni meno. Questa, allora adesso vi scrivo quali sono, questa è x più 3 maggiore di 0, questa è x meno 1 al quadrato e questa è x al quadrato più 1. Allora, adesso a noi che cosa serve? Serve che il prodotto sia minore di 0. Allora, facciamo i nostri conti. Qua il prodotto quanto è? Sono tutti positivi? Quindi un segno più. Poi in 1 che cosa diventa? Diventa 0. Poi fino qui sono altri segni più, quindi qui c'è un più. Qui c'è ancora 0. E qui che cosa c'è? C'è meno. E allora la soluzione in questo caso che cos'è? Visto che ci interessano solo i segni meno, la soluzione è x minore di meno 3. D'accordo?
Adesso, se invece fosse stata l'equazione, allora i polinomi sono quelli di prima. Però invece di mettere il minore stretto di 0, mettiamoci il minore uguale di 0. In questo caso, qual è la soluzione? Allora, cosa devo trovare? Devo trovare dove c'è il segno meno, alla fine, nella mia tabellina, oppure anche dove c'è il puntino rosso, quindi dove si annulla. E allora che cosa c'è? La soluzione? Che cos'è? È x minore uguale di meno 3, però c'è anche questo punto qui, oppure x uguale a 1, che diventa meno infinito meno 3 unito questo qua. E questa è una delle cose a cui dovete stare attenti. Quando è che uno dei fattori si annulla? Perché? Perché come vedete in questo caso, questo qui è un punto 1 per questa disequazione, che cos'è? È una soluzione isolata, cioè sta da sola, non è è un intervallo, non c'è tutto un intervallo, c'è solo quello lì. E di solito queste soluzioni ve le dimenticate. Quindi state ben attenti. Quando c'è minore uguale di 0 o maggiore uguale di 0, che ci può essere anche quello. Per questo che vi dico, i punti in cui i singoli fattori si annullano, segnateli in un colore diverso. E poi anche quando andate a fare la tabellina finale, continuate a segnarli in un colore diverso. Perché se no ve li dimenticate. Se io non l'avessi messo in questo modo, cosa succedeva? Che diventavano tutti più e quello spariva. Questo funziona qualunque fattore, qualunque prodotto voi abbiate, anche di 10 elementi. Se invece di avere questo aveste avuto x quadro meno x per x più 1, mettiamo maggiore o uguale di 0, cosa dovevate fare? Dovevate risolvere separatamente le due disequazioni. Questa era una disequazione di secondo grado, e vabbè, pazienza, dovete risolvere l'equazione di secondo grado, e poi questa era di primo grado. Questo vale in generale, qualsiasi cosa io metta qui e qui o dalle altre parti. Separate tutti i pezzi e studiate i pezzi separatamente. Proviamo a fare questa. Allora, x quadro meno x maggiore di 0. Ecco, le vedete subito le soluzioni o no? Ecco, vi faccio vedere un trucchetto. In questo caso non c'è il termine senza la x. Allora, cosa potete fare? Questo qui lo potete scrivere raccogliendo una x. Questo è x per x meno 1. Cosa vuol dire? Che le soluzioni dell'equazione x per x meno 1 è uguale a 0 quando? Quando per x uguale a 0 oppure x uguale a 1, senza fare la formula risolutiva, potete anche fare. Ma allora quando è che x quadro meno x è maggiore di 0? Per valori esterni, quindi se x è minore di 0 oppure x è maggiore di 1 ed è, adesso lo metto tra parentesi, uguale a 0 se x è uguale a 0 oppure x è uguale a 1. D'accordo? Perché così ci teniamo separate le varie parti. La seconda è un po' più facile, è x più 1 maggiore di 0 quando x è maggiore di meno 1. E tra parentesi uguale a 0 se x uguale a meno 1. E allora cosa diventa?
nostro disegnino. Allora, per quella che abbiamo fatto prima, qui c'è 0, qui c'è 1, qui adesso ci sono i segni più, per valori esterni alle radici, qui ci sono i segni meno, e poi dov'è che c'è 0? Qua e qua. Questa è x quadro meno x. Per quell'altra che cosa succede? Che c'è un meno 1 qui, quindi è positiva dopo meno 1, negativa prima, e qua è 0. Cosa devo fare adesso? Il prodotto dei segni. Qui è più, qui è meno, qui è più e qui è meno. E poi che cosa devo segnare? Gli zeri che sono qua, qua e qua. E allora, visto che la mia disequazione era maggiore o uguale di 0, cosa devo prendere? Devo prendere questo pezzo, che è tra meno 1 e 0, e gli estremi sono compresi, oppure x maggiore o uguale di 1. Ecco, così come funzionano i prodotti. Adesso vediamo come funzionano i rapporti. È quasi tutto uguale, quasi. Qua è tra meno 1 e 0 e poi dopo 1. Questo è un meno 1, scritto male. Com'è? D'accordo? Allora, e torniamo qua. X più 3 diviso x più 1 maggiore o uguale di 0. Allora, funziona più o meno come prima, perché come prima è vero che se il prodotto è positivo quando tutti e due positivi sono positivi o tutti e due negativi, la stessa cosa è vera per il rapporto. C'è solo un problema nel caso del rapporto, che il denominatore non può diventare 0. Allora, se dobbiamo risolvere questa, cosa facciamo? X più 3 maggiore di 0 quando x è maggiore di meno 3. Tra parentesi uguale a 0 se x è uguale a meno 3. Il denominatore, quando x è maggiore di meno 1, è uguale a 0 se x è uguale a meno 1. Questo è il numeratore e questo è il denominatore. Ecco, il denominatore, voi poi fate come volete, io questo uguale a 0, ve lo cerchio in rosso. Perché? Perché il denominatore non si può mai annullare. Quindi, se vogliamo che abbia senso la disequazione, quindi questo punto è un punto che non ci potrà mai stare nella mia soluzione. Me lo voglio ricordare, me lo cerchio in rosso. Allora, andiamo adesso a fare, mettere insieme le cose. Allora, meno 3. Qui che cosa c'è? Qui c'è un più, qui c'è meno e qui c'è 0. Il denominatore, questo è il numeratore, il denominatore che cosa c'è? Qui c'è meno 1, qui c'è più, qui c'è meno, e poi che cosa faccio adesso di meno 1? Lo segno con
un altro colore, adesso il rosso l'ho già usato, lo segno in nero e ci faccio una bella crocetta per dire che quel punto è escluso. Allora, se adesso metto insieme i risultati, qua che cosa c'è? Devo fare comunque il prodotto dei semi, quindi qua è più. Poi, questo punto qua cosa ci metto? Ci metto una crocetta, di nuovo, perché questo non lo posso usare. Qua meno per più, meno. Qui è zero. E qua più. Allora adesso a me cosa serve? Serve un maggiore o uguale di zero. E allora cosa devo fare? Devo considerare questo, questo e questo pezzo. Quindi la soluzione è x minore o uguale di meno 3 oppure x maggiore stretto di meno 1. E attenzione a questo maggiore stretto, perché il denominatore non va bene quando si annulla, per questo che qui dovete segnarlo con un altro colore. Dovete, potete, insomma. Ecco, adesso proviamo a farne un'altra. Finora, allora, l'idea per i rapporti e per i prodotti è la stessa. Ci fossero stati 10 fattori al numeratore e 10 al denominatore, non cambiava niente, Mettevo tutto insieme allo stesso modo. Ma se fosse stata questa invece, 1 diviso x, anzi, ancora più semplice, 1 diviso x, invece di metterci maggiore di 0, mettiamoci maggiore di 1. Ecco, qualcuno ha fatto un segno, ha detto, portiamo di là, no, moltiplichiamo. Ecco, tutti d'accordo? No. Perché? C'è un problema. Il problema è che x può essere negativo. Quindi se voi volete dire porto di là l'x, scrivere che questo è 1 maggiore di x, cioè x minore di 1, questo è sbagliato. No, perché x può essere minore di 0 e se io moltiplico per una cosa minore di 0 cambiano i segni. Allora, come posso fare? Ci sono due strade, una è di distinguere i casi, x maggiore di 0 e x minore di 0, però diventa una seccatura, un minimo. Un'altra è di fare così e dire a me serve 1 su x meno 1 maggiore di 0. Adesso cosa faccio? Faccio il denominatore comune. Questo diventa 1 meno x diviso x maggiore di 0. E adesso questa qui cos'è? È molto simile a quella che abbiamo vista prima e me la posso andare a studiare in quel modo. Quindi faccio il numeratore 1 meno x maggiore di 0 diventa effettivamente quando x minore di 1 uguale a 0 se x uguale a 1. Denominatore, beh, x maggiore di 0 è x maggiore di 0, uguale a 0 se x uguale a 0. E questo uguale a 0 cosa faccio? Me lo cerchio, perché? Perché x deve essere sempre diverso da 0, visto che è un denominatore. E adesso se metto le cose insieme, qui c'è 1, e il numeratore cosa mi fa? Più, meno, e qui è 0. Questo è il numeratore. Il denominatore, più, meno,
E qua, così, e così o no? Dov'è l'errore? Là? Il denominatore è a sinistra, eh? Perché? Perché qui c'è x minore di 1, quindi vuol dire che qua, devo cancellare, qua devo mettere i segni più e qua devo mettere i segni meno. Quindi attenti, normalmente uno che cosa fa? Ha sempre la cosa di dire, beh, i più vanno sempre da questa parte, no? Invece non è vero, eh? Allora, qui che cosa succede? Qui è meno, qui è 0, poi qua è più, qui c'è la mia crocetta e qua è meno. Allora, visto che io voglio che sia maggiore di 0, qual è la soluzione? X compresa tra 0 e 1. D'accordo? Allora, io direi che provate a lavorare un po' voi adesso, eh? Poi se mai i sistemi ne riparliamo. Allora, questo. Allora, ne facciamo qualcuno insieme, eh? Anche perché se no. Allora, cominciamo. Beh, le prime due sono semplicemente equazioni, disequazioni normali. Quindi cominciamo dalla. Cosa facciamo? La terza. Allora, x quadro. Meno 2x meno 3 per x quadro meno 6x più 5 maggiore o uguale di 0. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo risolvere separatamente le due disequazioni. Ecco, quando è che x quadro meno 2x meno 3 è maggiore di 0? Quali sono le radici di x quadro meno 2x meno 3? Sono 3 e meno 1. Quindi questo è maggiore di 0 se x è minore di meno 1. Oppure x è maggiore di 3. Ed è uguale a 0 se x è uguale a meno 1, oppure x è uguale a 3. Va bene? Tutti d'accordo? Poi cosa abbiamo? X quadro meno se x più 5 maggiore di 0. Le radici sono 5 e 1. X 1 uguale a 5, x2 uguale a 1. Tutti d'accordo?
Quindi che cos'è? Maggiore di 0 se x è minore di 1 oppure x è maggiore di 5 ed è uguale a 0 se x è uguale a 1 oppure x è uguale a 5. Allora adesso dobbiamo mettere i risultati insieme. Allora la prima, chiamola, facciamo così, 1 e 2. Allora la 1, cosa sono le radici? Meno 1 e 3. E quindi qui ci sono segni più, qui ci sono i segni meno e qua ci sono i due zeri. La 2, x minore di 1 oppure x maggiore di 5, quindi qui c'è 1, qui c'è 5, scusate, mi è saltato un po', qui c'è il più, x, allora x maggiore di 5 ci sono i più, x minore di 1, in mezzo ci sono i segni meno e qua ci sono gli 0. D'accordo? Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare il prodotto dei segni. Qua sono due positivi, quindi è più. Qui è un positivo e un negativo e quindi è meno. Qui due positivi e quindi è più. Negativo e positivo è meno e quindi qui è più. Poi gli zeri dove sono? Sono qua, qua, qua e qua. Allora, adesso la nostra disequazione cos'era? Era maggiore o uguale di 0. Quindi cosa ci servono? Ci servono i più e gli zeri e i puntini rossi. Allora, più che cosa c'è? C'è fino a meno 1. Ci sta anche meno 1? Sì, perché lo 0 va bene. Oppure, qua in mezzo, tra 1 e 3, ci stanno 1 e 3? Oppure, x maggiore di 5, ci sta anche il 5, così. D'accordo? Allora, quella sotto, che cos'è? È x quadro meno 2x meno 3 per x quadro meno 6x più 5 maggiore di 0. Cosa cambia rispetto alla prima? Che non ci sono gli zeri. Allora, cosa dobbiamo escludere? Dobbiamo escludere semplicemente i puntini rossi. Quindi la soluzione che cos'è? X meno 1 oppure x tra 1 e 3 oppure x maggiore di 5. È la stessa cosa. Unione oppure vogliono dire esattamente la stessa cosa. Mettere il segno oppure, quando dite oppure vuol dire uno o l'altro, vuol dire nell'unione dei. Come E è l'intersezione, O è l'unione e l'intersezione. Ok, allora adesso facciamo invece il primo con la frazione. Che è x quadro meno 2x meno 3 diviso x quadro meno 6x più 5 maggiore o uguale di 0.
Ecco, il disegno è quasi quello di prima, quindi non vi rifaccio tutto lo studio. Scriviamo semplicemente, però guardiamo un po' il nostro disegno. Allora, è meno 1, 1, 3 e 5, no? Allora, la 1 era quella tra meno 1 e 3 negativa. Vi sto riscrivendo lo schema, lo schemino di prima, eh? Qui è la 1 e la 2 invece è quella che ha i meno tra 1 e 5. Ecco, il denominatore chi è? La 2. Allora, questo cosa vuol dire? Che per la 1 gli zeri, che erano meno 1 e 3, li segno ancora con i pallini. Per la 2, che è questa qui sotto, questa qua, gli zeri abbiamo detto sono 1 e 5. Come li devo segnare? Con la X. Perché li devo segnare con la X? Perché il denominatore deve essere sempre diverso da 0. E allora quando vado a fare i conti, qui salta fuori il più, qui il meno, qui il più, qui il meno e dopo il più. Qua ci sono i puntini rossi e qua le crocette nere. Allora, se a me serve il maggiore uguale di 0, la soluzione che cos'è? Abbiamo il maggiore uguale di 0, quello che serve, no? Vuol dire fino a meno 1 compreso. Oppure dov'è che c'è il più? Qua dentro. Però il 3 va bene perché c'è il pallino rosso, l'1 no perché c'è la crocetta nera. E poi che cosa c'è? Dopo 5. Ecco, 5 ci va o no? No, perché c'è un'altra crocetta nera. Gli altri che ci sono dopo si fanno allo stesso modo, sono riprendere la stessa cosa controllando tutto quanto. Ecco, adesso, visto che me l'hanno chiesto in tanti, facciamo uno di quelli con le potenze, con il 1999, d'accordo? Facciamo il secondo, quello col minore uguale di 0. X al quadrato meno 2x meno 3 per x al quadrato meno 6x più 5, scusate, la 2000 qua. Ho sbagliato. È la seconda. Quindi c'è il 2000 sulla prima. E il 1999 sulla seconda, minore uguale di 0. Allora, il primo pezzo, è maggiore uguale di 0, sempre. Ecco, però, dobbiamo segnare anche dove è 0, perché un prodotto può essere 0 anche semplicemente perché uno dei due fattori è 0, anche se l'altro vale meno 100, meno 2000, quindi vale 3000. Quindi sempre, ed è uguale a 0 se x è uguale a 3, oppure x uguale a meno 1. È quella di prima, quindi sempre i polinomi sono sempre gli stessi, perché non è l'idea che imparate a fare le disequazioni in secondo grado qua. Il secondo, x quadro meno 6x più 5, alla 1999, è maggiore o uguale di 0?
Ecco, se e solo se. Avete mai sentito questa espressione? Se e solo se. Vuol dire se succede questo e solo se succede questo. E di solito, adesso ve lo dico, si indica, forse non l'avete mai visto, con due frecce così. Con una freccia, due frecce messe dalle. Vuol dire che fare una cosa o fare l'altra è la stessa cosa. Se e solo se x al quadrato meno se x più 5 è maggiore o uguale di 0. Perché? Perché questo è dispari. Questo cosa succede? Che quando è che è maggiore o uguale di 0? Le radici sono 5 e 1. Quindi se x è minore o uguale di 1, oppure è minore, diciamo, facciamolo meglio, se no è maggiore di 0 se x è minore di 1, oppure x è maggiore di 5 ed è uguale a 0 se x è uguale a 1, oppure x è uguale a 5. Ok? Quindi qui c'era il se solo se. Ci siamo? Allora adesso dobbiamo metterli a sistema. Questa che cos'è? È la 2 e questa è la 1. Allora la 1 che soluzione aveva? Meno 1 e 3. Quindi qui c'è meno 1 e qui c'è 3 e poi era sempre maggiore o uguale di 0. Quindi tutti più e due puntini rossi sul meno 1 e il 3. L'altra, cosa c'è? L'1 e il 5. Qui ci sono i più. Qui ci sono i meno e 1 e 5 danno 0. Allora a me cosa serve? Serve il maggiore o uguale di 0. Fatto in rosso. Allora, qui cosa ci sono? Due segni più. Qua anche, qui meno, qui meno e qui più. E poi cosa ci sono? Qua è 0, qua è 0, qua è 0 e qua è 0. Allora, forza, e poi finiamo, eh? Dove c'è il minore uguale di 0? Perché vedete, io qua ho un minore uguale di 0. La soluzione è. Allora, il segno meno dov'è? È in questo intervallo, quindi tra 1 e 5. Minore uguale, quindi con i segni meno. Ho dimenticato qualcosa? X uguale a meno 1. Perché minore uguale di 0? Va bene anche quando è uguale a 0. Quindi c'è la zona qui dove ho i segni meno, più tutti i puntini rossi. Questi tre sono già qui dentro, ma questo qui lo devo aggiungere. D'accordo? Ok, basta così, chiudiamo per oggi.